Una bellissima storia arriva da Piacenza, dove una coppia di giovani sposi ha regalato un defibrillatore alla città come dono di nozze. Simone Fornasari, giovane cantante piacentino, e la neomoglie Camilla Manzotti hanno deciso di rinunciare al classico regalo di nozze, chiedendo a famiglia e amici di partecipare ad una raccolta fondi per donare un defibrillatore alla loro città, che è stato posizionato alla Montà di Rat. Sono 1000 ora i defibrillatori ospitati sul territorio piacentino. Il modello Piacenza, città cardioprotetta, sta facendo scuola in Italia e l'auspicio è che si arrivi presto all'approvazione definitiva della legge sui defibrillatori per una diffusione sempre più capillare di questi strumenti salvavita. La tempestività in caso di arresto cardiaco è un fattore fondamentale, ha spiegato la sindaca Barbieri. La prima cittadina ha ringraziato la dottoressa Asceri e tutti i collaboratori dell'associazione Progetto Vita.